Le funzioni della legge e dell'ordine includono... Lo so, lo chiedo a me. Un sacco di mani come al solito, Andrew. Sono più avanti di tutti gli altri. Ho visto che volevi illuminarci. Certo, che onore stare accanto al miglior poliziotto della nostra città. Lei è un grande uomo, ma oggi ho deciso di dimostrare la mia lealtà non solo a parole. Ho passato tutta la notte a fare questo. E ora questo muro sarà sacro. Spero che non si sia fatto male. Andrew, stai chiedendo una punizione? Oh, scusi, il muro è scioccato dal suo coraggio, ma io non mi arrendo. Lascia che lo tenga, non si sa mai. Ma che diavolo hai fatto, nerdosauro? L'onore è rovinato. Il nerd si è fatto autogol. Non ho preso bene la mira. Forse posso aiutarla? È un po' imbarazzante. Ops, ne ho abbastanza del tuo aiuto. Lo attaccherai in prigione, questo ritratto. Mi preparo a combattere per il cibo. Questa è una novità. Hai scritto un libro invece di un saggio o cosa? Ne ho scritti due in realtà. Mettiti comodo, Andrew. Questa cella sarà casa tua. Volevo solo chiedere dov'è il mio letto. Il quattr'occhi spacca. Hai sentito, capo? Una meravigliosa scoperta ti aspetta. Quello è il tuo letto. Molto comodo. Non piangere troppo, capo di biblioteca. L'esperta Nicole ti aiuterà in un attimo. Tadan! Farai sogni d'oro. Scriverai un bellissimo libro su questo letto. Ritieniti fortunato che c'è almeno il cartone. Oh sì, la mia precedente coinquilina non riusciva a dormire. Chissà se anche questo inizierà a balbettare per la paura. Molto divertente. Voglio andare a casa, aiuto! Devo assolutamente essere in perfetta forma. Ma per quanto tempo continuerà a russare come un trattore? Il cane ha mangiato i miei compiti! Ehi, genio! C'è qualcuno in casa? Alzati e risplendi! Non riesco a sentire chiaramente i miei pensieri a causa delle tue sciocchezze! Ehi, Nicole! Vieni qui un attimo! Oh, capisco cosa vuoi dire, capo! Sarà fatto nel miglior modo possibile! Ricorderai questa vacanza per sempre! Sono sordo! Avresti dovuto vedere la tua faccia! Buon compleanno! Ti auguro di uscire! È ora del dessert! Ho cucinato io! Spegnila! Ok, penserò ad un desiderio! Prendi questo, ragazzo intelligente! E io che speravo... Beh, è sempre meglio del cibo della prigione. Guarda al topo come piace la torta. Gli ho riservato un regalo speciale. Sono curiosa, anche se, beh, con il suo stipendio. Preparati a dire addio al tuo cartone, perché ti ho portato un regalo bellissimo. Non stare lì impalato. Sei timido o cosa? Wow, un letto nuovo di zecca. Ci staranno anche le mie gambe sopra, grazie. Ma c'è solo una piccola fregatura? È così ingenuo! Tutti i nerd lo sono, fa proprio parte del loro DNA! Chi dormirà sul nuovo letto, Nicole? Cosa? Almeno però posso telefonare? Dammi subito il telefono! Solo un minuto! Non ho bisogno di parlare! Sì, ecco! Lo facciamo anche noi! Ma che diavolo è quella roba da nerd? Io non ho capito che dice! Oh, ma che cosa sto cercando di fargli capire? Farò tutto da solo. Questo dovrebbe aiutare. Per fortuna ho portato il libro di testo. Non andare da nessuna parte e guarda qui tutti i disegni di cui ho bisogno, quindi mi metterò subito al lavoro. Hai mai visto un criminale così laborioso? Non voglio essere qui se qualcosa esplode. Meccanismi semplici, gravità. Meglio del solito, ma sembra che manchi qualcosa. Reginetta del crimine, togliti di mezzo! Bene, bene! Qual è il tuo problema? Ma perché mi stai spostando? Nicole, l'atleta, non immaginava quanto sarebbe stato utile il suo vicino. Cosa ne pensi? Oh, non sei completamente senza speranza, allora? Adorabile! Va bene, hai fatto bene, ma io voglio il letto superiore, eh? Come vuoi! A quanto pare... so anche costruire un po', voilà! Aspetta, ma che fai? Meritate più rispetto, miei cari! Barbara!
Letto mio, leggi mie. È stata una bella vacanza, eh? Mai stata meglio. Smettete di essere pigri, cari prigionieri. Alzatevi! Prendete le vostre consegne. È pesante, finalmente il mio pacco. Non sono sicuro di sentire ancora le mie mani. Oh, devo chiedere un aumento. La prigione non sarà un ostacolo ai miei corsi di formazione. Wow, il sogno si è avverato. Mi prendete in giro? Che dovrei farci con dell'olio? È ora di chiedere al saputello. Quale bottiglia? Smettila di borbottare e scendi. C'è dell'olio nella scatola, io volevo un tapirulan. Puoi spiegarmi? Beh, forse è uno scherzo. O forse è salutare per la pelle. Ah, lo so, sono qui. Che devo fare adesso? Afferra le sbarre. Sei pronta? Forza, il momento della verità. Questa è la prima volta che Andrew deve risolvere un problema sportivo. Facciamo un record. Avanti, corri, atleta, corri! Io credo in te! Hai mai provato a correre? Dai, devi essere più decisa! Secondo me non ha mai corso in vita sua! Accelera un po' di più e diventerai la stella della corsa! Ha fatto del suo meglio! Ho cresciuto una campionessa! Ecco, Nicole, time out! Hai battuto il record! Alzati, avanti! Sono esausta! Non rilassarti, ho un compito per te! Che altro vuoi da me? Ora devi aiutarmi con il mio sport. Tieni il tempo. Pronti? Partenza? Via! Inizia a risolvere i problemi. Forza, rendimi orgogliosa. Ci sono, biologia? Addio. Ti mancano solo 2 minuti per raggiungere il nerd più famoso del mondo. Oh, stiamo andando a fuoco. Wow, guarda, un nuovo record. Sei l'eroe dei nerd. Dammi il 5. È un peccato che non possa competere con te in quanto a forza, ma io sono più intelligente. E grazie a chi? Oh, certo! È il momento del riscaldamento principale. Bello, vero? La mia invenzione. Ti aspetta una grande sorpresa. Che ne dici? Ora ci alleniamo insieme. 1, 2, 3, vai! Finalmente un idillio in cella. Non sono poi così debole, eh? Non parlare troppo e continua a sollevare, tieni i piedi in alto. Abbiamo finito, prigionieri, è il momento di dormire. Io mi sono appena innamorato dello sport. Che maleducato, continueremo domani. Qualcuno ha mangiato un sacco di porridge. Buonanotte. Sogni d'oro, miei cari. Beato silenzio. Nonostante le loro differenze, i prigionieri sono così felici di addormentarsi in questo accogliente letto a castello. Sembra che se ne sia andato, allora leggo. Non stanno dormendo? È ora di fare ancora un po' di esercizio fisico. Fa molto bene alla salute. Ho appena trovato l'area di una ciotola di rame grande quanto una stanza. Avanti, vieni qui, cervello. Wow, un allenamento mentale! Quanto pesa? Circa 1 grammo. Sembra che il nerd Andrew non riesca a resistere a questa nuova sfida. Che succede? Oh, giusto, la mia chiave! Dove posso averla lasciata? Va bene, ci andrò comunque. Farò attenzione. Che succede, capo? Ora chiudete gli occhi e fate finta di niente. Per cosa? Questo tizio è proprio scemo. Buone notizie! La prigione ha vinto una borsa di studio e ora potremo fare delle riparazioni di qualità. Wow! Modernizzazione! Ho un sacco di idee! Possiamo creare una spa e una palestra qui? Non mi sembra il caso. Lascia che ti aiuti. Sento il peso delle idee. Che vita dura! Oh, è vero! Oh! Adesso mettetevi all'opera e presto verrò a controllare tutto. Ho fatto un ottimo lavoro oggi, è semplicemente perfetto. La decorazione principale è al suo posto, ce l'ho fatta, filosofo. È ora di riposare. E qualcuno avrà una sorpresa. Ma dov'è la chiave? Forse è nella cella? Cos'è questa confusione? Chi sei e perché hai mangiato la nostra guardia? Non si può nemmeno leggere, silenzio! La mia pazienza è finita, devo ricordarvi chi comanda? Avevo tante speranze per voi e avete rovinato tutto quanto. Forse non avrei dovuto attaccare i fiori da sola. Capisco, non lo farò più.
dovremmo rifare tutto quanto, perché questa sarà la settimana della moda carceraria. Beh, il capo arriverà presto. Smettila! E controllerà come è stata spesa la sovvenzione. Pensavo fossi tu il capo. Allora, scriverai un libro anche su di me? Per favore, puoi sentire la morbidezza del materiale, realizzato dai migliori artigiani, ed ecco, questi sono i criminali. Oh, signor capo! Questa è Nicole. Stava rubando delle barrette di fitness. Smettila di colpirmi e salve, generale! Non deve prendersela, questa è arte moderna, sono concetti nuovi! Si sieda! Lo spettacolo inizierà tra poco! Vorrei che non mi deludesse! Ed ecco i nostri ospiti! Sono lieto di dare il benvenuto alla sfilata di moda del carcere! Dove sono gli applausi? Vi presento Nicole! Fatele un applauso di incoraggiamento! Ed ecco la tipica immagine di una ragazza sportiva e cool! È un vero classico, non trovate? E ora la vostra attenzione dovrà essere rivolta a questo look da nerd! Ho portato degli accessori con me, eleganti e moderni. Esatto, e presto ci saranno anche altre sorprese. Prego, Nicole, vieni sul palco e mostraci il tuo look completamente nuovo e moderno. La sua carriera ha raggiunto un livello superiore. Oh, un piccolo guasto tecnico. Ci vediamo, Nicole, salta! Il prossimo è, ovviamente, Andrew. Wow, sei cambiato in modo incredibile! Fantastico, facciamo una foto memorabile. 10 meno 8 più radice quadrata di 9, come pensavo! Hai interpretato il personaggio in modo incredibile e ora è il momento clou della serata. Applausi! Non permetterò a nessuno di imbrogliare. So tutto su Jul e Watt. Sì, sì, ce l'abbiamo. La nostra energica ragazza è l'attrazione principale. Ed ecco il momento della verità. Allora, le è piaciuto? Vi punirò tutti! Non capisce niente di moda. Sono solo una nerd molto buona. Come farò ad allenare i miei tricipiti ora? Che noia! Ehi, ragazzo intelligente, devi vedere questo fenomeno! Addio, cara uniforme, addio, ciambelline! Ma che è successo? Concentriamoci, ufficiale! Beh, che vi devo dire? Il rovescio della fortuna! Vorrei mettermi comodo da qualche parte! La borsa di studio ha perso! Ora il signor Rogers vorrebbe dormire! Ho fatto una torta! Difficile da dimenticare! Solo un attimo! Ho qualcosa di adatto per questa occasione! Sogni d'oro al miglior poliziotto! Può anche usarlo per fare un altro spettacolo! Sono stato anche l'impiegato dell'anno! Bella squadra, vero? Amici, Alan deve dormire sul pavimento o dobbiamo costruire un letto a tre piani? Scrivetelo nei commenti! Ci vediamo!